Ameria Radio presenta Il Pianoforte. Buonasera e benvenuti a Il Pianoforte. Questa sera la trascorreremo insieme ascoltando due capolavori di Franz Schubert. La Fantasia in Do maggiore per pianoforte opera 15, la Wanderer Fantasie, e i sei momenti musicali opera 94. La Wanderer Fantasie, sicuramente non intitolata così da Schubert, fu composta nel novembre del 1822, poco dopo la Sinfonia Incompiuta, e pubblicata l'anno seguente. Ce ne dà notizia lo stesso compositore in una lettera del 7 dicembre del 1822, scritta a Spaun con l'invio di tre leader dell'opera 13, in cui appunto il compositore dice: «Ho finito di scrivere una fantasia per pianoforte solo che sta per essere pubblicata con la dedica ad un certo signore molto ricco». Il ricco signore era Emanuel Karl, conte di Liebenberg, proprietario terriero e allievo di Johann Nepomuk Hummel. Si tratta di un lavoro ad ampio respiro ed articolato in quattro movimenti, come se fosse una grande sonata per pianoforte, con la differenza che sono tra loro interdipendenti e collegati idealmente all'adagio, nel cui tema intensamente espressivo si delinea testualmente la melodia che accompagna le parole del lead schubertiano Der Wanderer, appunto il viandante, ed inizia con una frase che significa: il sole qui mi sembra così freddo. Alla Wanderer seguiranno i momenti musicali, che appartengono invece alla fase più avanzata della parabola creativa di Schubert, essendo stati composti fra il 1823 e il 1828. Non è chiaro fino a che punto debbano considerarsi un'opera unitaria e non un accostamento di brevi pagine pianistiche riunite in un unico titolo per ragioni puramente editoriali. Tutti i brani, alcuni dei quali sono celeberrimi e giustamente considerati all'origine di una grande fioritura romantica, quella del foglio d'album pianistico, seguono con diverse articolazioni quella che è la forma tripartita. Non ci resta quindi che ascoltare queste due meravigliose composizioni nella magistrale esecuzione al pianoforte di Claudio Arrau. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Ameria Radio ha presentato Il pianoforte.